Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente avevamo trovato questo, la chiavetta elettronica USB da inserire nel portatile, scusami, nel computer che c'era nel piano sotto. In ogni caso questa chiavetta USB si può anche trasformare in a mo' di... Non mi sono perso. Si può trasformare anche a mo' di distintivo, che ci permetterà appunto di prendere. E qui c'è sempre quello che facevo prima. Che ci permetterà di prendere dei potenziamenti per quanto riguarda l'arma. Che sto andando direttamente a prendere ora. Ok, quindi possiamo proseguire tranquillamente, non ci dovrebbero essere problemi. Mi sto portando dietro anche il dispositivo per il quadro elettrico, letteralmente questo è il componente del quadro elettrico, così mentre sono qua lo vado a mettere là sotto. Non mi ricordo però dov'era. Non so se era da questa parte. Mi sembra proprio di no, che mi ricordo che l'ho visto fuori. Forse non è completamente da qui, Cani. Shit. Vediamo se è da questa parte. Perfetto ragazzi, allora l'ho messo, però me ne serve ancora un altro. In alto a destra, quindi ancora qui non è finita. Tanto questo me lo sono tolto. Adesso io devo andare a solo a andare nella stanza in cui c'era il computer, perché da quello che mi ricordo non posso andare dove c'era il dove serviva la chiavetta USB. Quindi ci vediamo direttamente nella stanza, ragazzi. Allora ragazzi, sono al poligono di tiro e qui mi ricordavo che c'era una stanza ancora da aprire con la chiave di quadri. Vediamo cosa c'è adesso all'interno. Dammi qualcosa per favore, perché non mi stai dando mi stai dando pochissima roba, un rullino. Ok, questo lo andiamo poi a prendere, credo che sia un altro tesoro a questo punto. Ok, da qua possiamo anche uscire perché non c'è assolutamente niente. Intanto Mr. X, il Tyrant, si sente che ancora ci sta cercando, quindi è ancora sulle nostre tracce. Forse gli sto proprio andando in braccio, perché una volta che l'ho visto l'ho lasciato qui vicino. Eccoci qua ragazzi, intanto mentre ci siamo sviluppiamo sto rullino. Armadietto 3F DCM. Ok, terzo piano DCM. Ok, e credo sia là sopra. Gli unici armadietti forse sono quei due che mi sono rimasti là sopra sopra le scale. Ok, qui non ho niente da fare, credo. Ok,
Eccoci qua, ho messo la chiavetta USB, la porta. Vediamo cosa c'è. La Magnum dovrebbe esserci, forse. No. Che è sta cosa? Pistola a presa di gas, elemento atipico per una semiautomatica, è potente e precisa. Ok. Un'altra arma quindi, cioè questa era quindi una cosa aggiuntiva. Come va in quella vecchia schifosa centrale? Il vecchio Irons vi rompe le palle come al solito. Vi sono appena andato a trovare una pollastrella, vi lascio immaginare cosa è potuto succedere sotto il suo ombrellone bianco e rosso. L'Europa è una figata, un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa gitarella di altri 6 mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrai far piangere tutte queste belle bambole. Ci penso io a loro. Jill, se Claire prova a contattarti, dille che sto bene, ok? Chris Redfield. Questa me la riprendo. E la chiudo. A questo punto. Ok. Perfetto, quindi la nostra ricerca continua, dobbiamo trovare ancora un altro componente del quadro elettrico. Io direi che per questo episodio può essere anche tutto, ci vediamo al prossimo, sempre sulla serie di Resident Evil 2.